Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale YouTube. Se volete seguirmi in questo nuovo video, rimanete sul mio canale YouTube. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Eccoci qua, ho preparato le farine. Metterò 200 g di farina di segale, l'ho setacciata, vedete, perché ce l'avevo da quest'estate, l'ho presa in Alto Adige questa farina di segale. Poi ci metterò un po' di uno e un po' di zero. Qui ci sono, c'è l'acqua, ci sono delle erbe che ho preso, anche queste in Alto Adige, c'è la trigonella dentro, sono erbe per il pane. Dentro c'è anche il cumino e il finocchio, non ne metterò molto. E qui ci sono un po' di semini vari che avevo. Allora, vado a mettere il lievito dentro l'asciotto. Questa volta voglio scioglierlo prima un pochino. Di solito lo metto sempre dopo. Questo è il lievito, il pezzo che ho rinfrescato, vedete? Già da sono 4-5 ore sono passate, lo peso perché è un po' di più di 100 grammi, quindi lo faccio a pezzettini e lo metto in questa ciotola. Io faccio tutto a mano questa volta, però se volete potete tranquillamente fare con l'impastatrice. Bene, ci metto un pochino della dose di acqua. L'acqua ne ho preparata 400 grammi, poi mi regolo. Sciolgo un pochino la pasta madre in questo modo. Sapete che la segale fa benissimo, ha meno glutine della farina di grano tenero. Ha molto meno glutine e poi contiene tante fibre che curano anche tante cose, tipo il colesterolo, è un anticancro anche, così ho letto. Infatti su in Alto Adige mangiano soltanto pane nero. Io qui ho messo un po' di uno perché la segale rimane comunque molto appiccicosa, però sul canale trovate il pane proprio tipico dell'Alto Adige solo con la segale. Allora, qui ho messo tutta la farina, ci metto l'acqua sopra così e giro con il cucchiaio, così semplicemente. Ok, adesso farò comunque dei tagli perché se no allungo troppo, quindi voi prendetevi il tempo che ci vuole per impastare così in questo modo con il pugno oppure con l'impastatrice se volete. Però l'impasto, essendoci la segale, rimane molto appiccicoso. Dopo aver impastato un pochino aggiungo il sale, finisco di mettere l'acqua e impasto un altro pochino. Ok, continuo. Cerco di far assorbire bene l'acqua. Piano piano. Ecco qua. Adesso a questo punto copro e lascio, ho lasciato un'oretta, 40 minuti l'impasto. Poi l'ho ripreso. E continuo così, faccio una sorta di pieghe, impasto ancora un pochino. Mi sono unta le mani con l'olio perché la segale appiccica molto, eh? Allora, adesso copro di nuovo, arrotondo un pochino, poi copro e faccio riposare l'impasto ancora un paio di ore. All'incirca 2 orette, sempre a temperatura ambiente.
Dopodiché lo vado a riprendere, vedete, non è che cresce, aumenta tantissimo di volume. Lo riprendo, sul piano di lavoro, sfarino un pochino, lo allargo, lo vado ad allargare e ci metto, quelle erbe per pane che vi dicevo prima. Io l'ho prese su nel Trentino Alto Adige, l'ho trovato in un negozio, però volendo si trovano anche online. Oppure mettete altre cose, mettete altri tipi di semi, finocchio, anice, trigonella, c'è cioè molta trigonella questo tipo di erba, che gli dà il sapore classico del pane altoatesino. Insieme alla segale, rende il pane molto, saporito e profumato. Faccio delle pieghe così. Ok. Lo copro e lo lascio in 30 minuti, anche 40 minuti vanno bene. Poi lo riprendo, scusatemi qui non ho messo i guanti, e lo vado subito a formare, ci metto prima un po' di semini misti, ma pochi, pochi perché già c'è quell'altra erba con la trigonella, qui ce ne metto proprio pochi. Questi sono semi misti sempre per pane, lino, zucca e altro. Allora, formo subito la pagnotta in questo modo. Ok. Questa volta si farà una pagnotta, ebbene sì, di solito mi vedete fare solo filoni. Arrotondo un pochino e qui sono arrivata la sera, a fare questa formatura. Ho iniziato di pomeriggio, quindi regolatevi con i tempi, con i vostri tempi. Ho preparato questo cestino, anche se è un pochino troppo largo, diciamo così. Ci vorrebbe un cestino che tiene un pochino di più la forma, vedete, si allarga, quindi qui si allargherà un pochino. Adesso io ci metto un canevaccio, magari che lo stringe ai lati. Ed ora lo infilo dentro una busta, perché questo impasto va in frigo tutta la notte, quindi 7-8 ore. Più un'altra ora per acclimatarsi domani mattina quando lo tiro fuori. Eccolo qua. Sì, è lievitato un pochino, ma non tantissimo, È la caratteristica della segale, contiene ha poco glutine, quindi non è che sviluppa tantissimo. Allora, ho acceso il forno a 250, lo giro sulla pala, eccolo qua, ci ho fatto giusto un taglio con un coltello, una croce, e vado, lo faccio scivolare nel forno, sulla teglia calda o sulla pietra se volete. Ed eccolo qua, vedete, inizia a crescere di volume. Vi metto i tempi della cottura in descrizione. All'incirca 45 minuti, poi l'ho appoggiato su una gratella per farlo raffreddare un pochino prima di tagliarlo. Comunque è venuto bene, vedo che è cresciuto, si è aperto bene il taglio, vedete. Vediamo l'interno adesso, una volta freddo, bello croccante anche. Dentro però la segale rimane sempre un pochino morbida. Ed
Eccolo qua, vedete, non ci sono tanti alveoli come di solito succede con altre farine. È il classico pane di segale, molto profumato e sicuramente buono. Poi è un pane che dura giorni perché dentro è morbido, passando i giorni diventa un pochino più solido, diciamo, e quindi dura tantissimo. Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio della visione, vi invito a cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche e a condividere i miei video. Grazie, grazie a tutti e ciao, ciao a presto, ci vediamo prestissimo. Ciao, ciao. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year.